Madonna! Le donne. E voi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 presenta Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara. E come ogni mercoledì andiamo tutti in rete con napolimagazine.com. Buon pomeriggio ad Antonio Pedrazzuolo. Buon pomeriggio Michele, a te e a tutti i radioascoltatori tifosi della Napoli, ben ritrovati in questa settimana dove manca il calcio giocato. Ne abbiamo da dire di cotte e di crude, perché davvero gravi le affermazioni fatte, direi sconcertanti, fuori luogo, da pazzoidi quasi, perché non riesco a trovare termini più adeguati, ma voglio sentire anche un po' il vostro punto di vista. Ricordiamo come si fa a interagire con noi: 081 512 3700 per intervenire in diretta. Ovviamente mi riferisco alle affermazioni di Rampulla e Gullo che sono balzati all'onore della cronaca per queste farneticanti frasi anti-Napoli, razziste. Ma si rendono conto che quando si va in televisione hanno un piccolo potere, cioè quello di parlare alla gente, e che c'è qualcuno che purtroppo li ascolta anche? Forse non si rendono conto. Vabbè, certo. Noi siamo qui però per difendere Napoli e il Napoli, non dico con i fucili in mano, ma quasi, perché noi difendiamo soltanto la nostra città. Non ci troviamo mai, guarda a caso, guarda, io riflettevo anche su questo, Michele. Non parte mai da noi l'offesa verso la Juventus, verso l'Inter, verso il Milan. Succede sempre il contrario. E noi ci ritroviamo puntualmente a fare trasmissioni, ma anche a fare delle affermazioni per dire: ma che state dicendo? Ma siete fuori? Siete fuori? No, ma è così, caro Pedrazzuolo. E poi non mi venissero a dire che si scusano, perché non ha senso scusarsi. È come se io adesso facessi delle dichiarazioni razziste, sono consapevole di quello che sto dicendo, no, in questo momento. Certo. E poi fra 24 ore mi rendo conto della cappellata che ho fatto e dico: scusate, che senso ha? No, ma prendo in giro chi mi ascolta? Certo. E quindi, insomma, bisogna essere molto attenti, accorti a quello che si dice, perché poi dopo i passi indietro, le scuse, si commentano da sole, i fraintendimenti, insomma, hanno veramente il sapore di codardia, di vigliaccheria, perché viva Dio, io offendo Pedrazzuolo perché sono convinto di quello che dico, certo. E non faccio marcia indietro, perché dopo dico: ma come hai offeso Pedrazzuolo? Beh, se per me Pedrazzuolo merita l'offesa, punto, basta, anche a costo di essere impopolare, anche a costo di dire una cosa che oggettivamente non è vera, ma che per me è vera, punto. Ma per essere uomini, caro Antonio, insomma, non serve certo aver fatto il secondo portiere della Juventus, aver segnato gol da portieri e quant'altro, per riferirsi al caso specifico. Per essere uomini c'è bisogno di tanti altri attributi che spesso e volentieri non coincidono con il calcio. Di avere dei valori, di essere educati, di saper parlare. Quindi per essere uomini è un qualcosa che va sul culturale, no Michele? Non è qualcosa di semplice, perché allora tu giustamente dicevi: vado in televisione, come è successo ieri, dove sono stato tuo ospite, parlo del Napoli, però che cosa evidenzio? Evidenzio i fatti. Se io mi fermo in un punto, e quindi mi ricollego anche a quando abbiamo fatto vedere
le immagini dell'inviato che diceva sono le ore 20:45, lo stadio è pulito, si poteva giocare, ma se tu non guardi attorno allo stadio la situazione dei quartieri, di cosa stiamo parlando? Campania Radio Sport. Fuori gara! Di nuovo in diretta su Radio.0, il mercoledì fuori gara e tutto in rete con napolimagazine.com, con Antonio Berazzone in collegamento dalla redazione di Napoli Magazine e Alessandro che salutiamo. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio direttore. Ciao Alessandro. Direttore, ragazzi, mi sta mandando il messaggio chiedendo un parere su quell'articolo. Ah, come no, come no. Niente, allora, volevo dire la mia per quanto riguarda il video di Rampulla e Gullo. A me, concordo con Michele, quello che dà più fastidio sono le risate. Le risate che non, della signorina, della signora, non so, che sono veramente sembrate di cattivo gusto. Vorrei sottolineare il comportamento di Tiziano Crudeli, invece, che ha preso subito le distanze da... da queste affermazioni stupide. Che dire? Niente, poi lo stesso Rampulla, intervistato in una nota emittente radiofonica, ha cambiato, ha fatto pane pecora, come si dice a Napoli, cambiando totalmente versione, chiedendo scusa. Vabbè, è troppo facile comportarsi in questo modo dopo aver fatto un'esternazione così grave. Per di più lui è un uomo del sud, è sposato con una donna, o fidanzato, non so bene, con una donna di Salerno, quindi sposato, dire, sposato, quindi ancora più grave. Niente, per quanto riguarda Gullo, ma chi è Gullo? Quello che ha giocato nella Cervia? Sì, sì, è il campione. Ha detto tutto, cioè, vabbè, campione, uno showman che vuole fare un po'. Sì, è uno che si vuole fare un po' di pubblicità, una persona che già all'epoca dimostrava un poco intelletto, quindi la sua esternazione non ha fatto altro che dimostrare questo mio pensiero. Volevo farvi una domanda a entrambi, per quanto riguarda l'annullamento della partita di domenica, secondo voi come mai Conte si è così risentito? Ostinava talmente tanta sicurezza dell'essere sicuri di vincere che praticamente spostare questa partita non gli dà lo stesso questa sicurezza. Cioè, mi spiego meglio, se tu sei più forte del Napoli, credi di esserlo oggi, il 29 non lo sei lo stesso? La risposta te la sei data da sola, perché hai detto se sei più alla forte Marzullo, del Napoli. Alla Marzullo, se ho fatto la domanda e si è detto la risposta. No, ti spiego anche perché, Alessandro, perché nel momento in cui tu dici se sei più forte del Napoli, invece evidentemente con queste dichiarazioni lui ha dimostrato che sperava di affrontare il Napoli adesso, quindi domenica scorsa, perché magari contava anche su un po' di stanchezza fisica per la trasferta di Monaco contro il Bayern e quindi era convinto di poter fare un solo boccone del Napoli al San Paolo di fronte a 60.000 spettatori come non riesce alla vecchia signora da oltre 3 anni. Quindi di cosa stiamo parlando? Ecco, mi domando. Anche la stessa, scusa se interrompo, anche la stessa società che aveva chiesto il 29 o il 30 di giocare alle 5, ben sapendo che in gran parte della città, anche qui si lavora, quindi gran parte della città avrebbe avuto problemi per raggiungere lo stadio, quindi non avere lo stadio pieno. Certo. Vari tutto Juve, siti vari juventini che praticamente si lamentano perché loro hanno 3 punti in meno in classifica. Cioè, a me sta cosa veramente. Vabbè, ci stanno caricando bene, ci stanno caricando bene per quella che sarà la data del recupero, dove se prima volevamo chiuderla sul 3-0, adesso minimo, non lo so, in goleata. Guarda, la partita non ci stanno santi, la partita che dobbiamo vincere, però qualunque sia il risultato, io dico che non ce lo godremo fino in fondo, perché comunque avranno sempre da ridire, sì vabbè, se avessimo giocato il... Sì, sì, vabbè, non sarebbe finita così. Già lo so. Falli parlare. Alessandro, grazie, forza Napoli. Vi ringrazio per lo spazio che mi dedicate, siete grandi, continuate così. C'è Giuseppe in attesa, buon pomeriggio Giuseppe. Ciao Giuseppe. Buon pomeriggio a voi. Scusatemi la presenzione, io sarei quel famoso Giuseppe che aspetta sempre una vostra chiamata.
ovviamente, ci spero. Hai visto? Abbiamo inaugurato il nuovo studio, quindi insomma c'è più spazio adesso, perché prima eravamo in una situazione un po' più ristretta. Certo, adesso certo. Insomma, ieri per fare, siccome interveniva il nostro carissimo direttore, abbiamo aperto, inaugurato lo studio nuovo. Michele, la promessa tua qual era? Che quando veniva il direttore, ha ragione Giuseppe, colpa di Michele, mo ci deve aggiungere pure il caffè. Ha ragione Giuseppe, anche perché adesso non sarà facile ritornare lì, Michele. Va bene, niente, volevo dire, io mi sono assentato una settimana, sono stato a Venezia dalla mia secondogenita, sì, dove ho tenuto alta la bandiera del Napoli, l'ho difesa a spada tratta, e vedo che sono successe qua delle stupidaggini oltremodo grosse, diciamo, ma veramente, come dice il buon Michele, sono eufemismi definirle stupidaggini grosse. Detto poi da personaggi sportivi del sud, tra l'altro, no? Perché effettivamente mi domando dove è nato Michelangelo Rampulla, sono andato a vedere pure io, mi pare che sia pugliese. Il signor Bullo non lo so, un emerito sconosciuto pure per me, quindi vorrei semplicemente dirvi questo. Ho avuto una discussione molto civile con degli amici di mia figlia lì a Venezia, che mi chiedevano come mai noi siamo così attaccati a questi colori. Io gliel'ho spiegato con le mie parole, con quello che sento dentro. Giuseppe, comunque, giusto per precisare, è nato a Patti, in provincia di Messina, quindi più sud. Ah sì, Cancullo, sì, è giusto, è siciliano, mo che l'ha detto il direttore mi ricorda, effettivamente, sì, addirittura. E pensate che io ci sono cresciuto in Sicilia, ad Augusta, e cioè parenti a Catania. Pensa un po'. Quindi, vergogna. Minimo si deve vergognare, E volevo dire, quindi, potete immaginare cosa ho detto, non voglio farvi una testa di chiacchiere, semplicemente che noi, per noi il Napoli squadra non è quello che loro vedono in televisione, cioè la partita di calcio, i giocatori che guadagnano milioni, perché questo è vero, nessuno lo può negare, ma come è vero per i giocatori del Napoli e per il Napoli, è vero per tutte le altre squadre di Serie A e non solo qua in Italia o in Campania. E su questo non ci piove. Però ho detto, vedete, noi siamo stati e siamo ancora così maltrattati nei nostri confronti come popolo, proprio ci sono dei pregiudizi antichi dai quali voi proprio non riuscite a venirne fuori. Allora avete costruito un vostro modello di società con il vostro duro lavoro, e per questo io personalmente magari vi ammiro, perché io ci ho lavorato anche al nord. Però non rovinate quello che di bello avete costruito con questi pregiudizi stupidi. E quando gliel'ho spiegato, poi ecco, l'attaccamento ai colori, guarda un po', il Napoli perde col Bayern di Monaco, sappiamo tutti come ha perso, e qua sentiamo un altro dello pietoso, non voglio fare polemiche con il tifoso dell'altra volta, hanno mandato un messaggio a mia figlia dopo la partita dicendo che loro hanno... diciamo, non solo rivisti i loro giudizi, almeno questo gruppo di amici, però effettivamente qualcuno di loro che era stato a Napoli dice Napoli è una città meravigliosa, ha poco o nulla da invidiare alla stessa Venezia, il popolo napoletano è un popolo molto caloroso, molto ospitale, e la squadra del Napoli, anche se aveva perso, è una squadra molto forte. Beh, scusatemi, io mi sono venute le lacrime. Veramente mi sono venute le lacrime, perché è così che ci si deve comportare, non... bisogna rispondere a pregiudizi. Avevo dimenticato la cosa più importante, cercando di non essere offensivo ma obiettivo, ho anche detto questa frase a loro, mi hanno guardato però poi l'hanno accettata. Se tu vedete, come voi dite, voi a Napoli tenete la camorra e noi non possiamo dire che non è vero, e un napoletano con un minimo di onestà non può dire che non è vero, purtroppo è la realtà. Mi permetto di ricordarvi che quando noi siamo diventati un popolo civile, e voi, detto senza offesa, perché pure questa è una realtà incontestabile e incontrovertibile, mangiavate ancora la carne cruda, e lì si sono un po' messi a ridere amaramente. Quindi ci sarebbero delle cose da dire, se noi volessimo a nostra volta giocare sui pregiudizi non se ne uscirebbe più. Invece sono partite di calcio, tale devono rimanere. Ognuno dice la sua, perché vive Dio, insomma, c'è la libertà di parola, insomma non bisogna offendere mai nessuno, perché è logico che se io offendo a mia volta sarò offeso,
è come giustamente diceva il direttore, andare in televisione e non rendersi conto del potere che si ha in quel momento, che si sta parlando pure solo a 1000 persone, perché io penso anche che il programma anche a anche solo a una persona, anche a una sola persona, deve avere rispetto. Fate la violenza, quella è vera violenza. Quindi per favore, e poi questi programmi, a che finisco, questi talk show sportivi di queste televisioni private del nord, diciamo, no? Sì. Perché non puntano sulla qualità, nel senso che invece di invitare due stupidi ne invitano uno buono, spendono gli stessi soldi e fanno più una bella figura, ecco, questa è una proposta mia. Va bene. Poi sono scelte personali. Giuseppe, noi evidentemente... per essere stato in diretta con noi. Giuseppe, grazie, forza Napoli. Forza sempre Napoli. Presto. Vedete, non ho parlato della squadra, dei giocatori, proprio per evitare di innescare polemiche. Però questa qua ve la devo dire veramente, io rimango sulle mie posizioni dell'altra volta. Michele mi è testimone, ho sempre difeso prima De Laurentiis, poi Mazzarri. Mazzarri comincia un po' a stancarmi, perché per diventare un grandissimo allenatore, perché lui la potenzialità ce l'ha, deve avere anche la capacità di capire e cambiare in corsa, non stare lì a guardare gli errori che si stanno facendo subendo il terzo gol. Per fare un cambio ci ha messo 4-5 minuti, insomma, e se sto sbagliando dimmi che mi sono sbagliata. La partita l'abbiamo persa anche in questo modo qua, e sono d'accordo, non mi ricordo chi l'ha detto, mi pare all'inizio settimana, ma non ricordo chi è il giornalista dell'altra trasmissione, cioè Fernandez deve soprattutto difendere, non è che deve segnare, e i due gol di Fernandez sarebbero stati ancora più belli se fossero stati un di più di un gol di Cavani, di Amsic, di Lavezzi, ecco. Va bene? Un abbraccio, Giuseppe. E grazie sempre, forza Napoli. Facciamo un pit stop, va, per chiudere. Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada. Servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni. Sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Gladys scrive: Antonio è più pazzo di noi, credo che sia il suggello ideale per questa trasmissione di oggi. Senza dimenticare che però oggi su napolimagazine.com chi è l'opinionista del giorno? È il nostro collega, e quello possiamo dire ad alta voce, Raffaele Auriemma, che scrive: la Juventus è talmente debole da essere convinta di poter battere il Napoli soltanto ora, cioè in questi giorni. Insomma, in effetti diciamola tutta. E questo è quello che ha dimostrato Conte con... Ma pure le dichiarazioni, guardate, le dichiarazioni di Marotta sono di una bellezza inequivocabile proprio, di una bellezza inequivocabile, quando dice: beh, a livello sportivo sì, noi stiamo attraversando un ottimo momento, quindi per noi si doveva giocare, perché? Ma perché, Marotta? Perché? Sei sicuro di vincere? Un abbraccio a tutti, forza Napoli, ciao Michele, ciao Sebastiano, e grazie ai tantissimi amici che ci hanno mandato qualcosa come 100-200 messaggi. Più di 9, insomma. Ciao Antonio, buona giornata. Ciao a tutti. Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.